Occupiamoci di basket, 27esima giornata nel campionato di Serie A che va in archivio con una grande vittoria di Roma. Roma che supera Treviso dopo i tempi supplementari. Ci è voluto l'orgoglio, la forza, il carattere che altre volte la squadra non aveva mostrato, ma che stavolta è stato determinante per avere ragione di una squadra molto forte e sempre molto insidiosa. Roma che vince in una partita emozionante, anche perché Roma era sotto a pochi secondi dalla fine dei tempi regolamentari e ha saputo rimontare e nel momento di difficoltà tirare fuori l'acuto vincente. Allora vediamo com'è andata nel nostro servizio. Buonasera e benvenuti al Palazzetto dello Sport di Piazza Apollo d'Oro, decima giornata del girone di ritorno. C'è Virtus Roma, Benetton, Treviso. Prima palla rubata dalla Benetton in difesa, attenzione, si apre un buon tiro per Mekel da tre punti, subito il playmaker israeliano va a colpire, Tucker si butta dentro, il runner di Tucker sbagliato, arriva Varnado, spazza tutto, Gal Mekel prende il blocco di Gori, semina Nemanja Gordić molto bene, va a depositare due punti in rovesciata. Rubata di Nemanja Gordić sulla linea di passaggio che va a schiacciare, non si risparmia in questo contropiede. Va a bersaglio Gigi, massimo vantaggio Roma, più 12, 5-5, 4-3 per la CEA, come detto. Sani Becirovic prende il fallo di Tucker e poi dite che non è un fenomeno Becirovic a prendersi questi falli. Poi un po' di problemi fra Tucker e Becirovic. Sani Becirovic, 1,96 m per 90 kg, si è poi lasciato andare. Espulsione per Clay Tucker, espulso Clay per questo gesto. E adesso Antonello e Marco si lamentano perché effettivamente Becirovic è ancora in campo, arriva il fallo tecnico, forse adesso alla panchina. No, ancora non c'è il tecnico, chiaramente protestando così il tecnico poi arriverà, però effettivamente è inspiegabile che Becirovic sia ancora in campo e non gli sia stato nemmeno dato il tecnico. Erano tutte e due, forse ci poteva stare un doppio tecnico o doppia espulsione. E Becirovic in lunetta è fischiatissimo adesso, giustamente Sani Boy, pazzesco che se la siano cavata così. Bisogna incitare adesso i ragazzi, adesso più che mai. Da tre Michalis Kakiusis, importantissimo a bersaglio Michalis Kakiusis, c'è anche il fallo. Nella NBA questo tipo di fischio non sarebbe possibile perché non puoi fare più di 4 punti in un'azione, ci sarebbe stato comunque un solo tiro libero. A segno con 2 su 2 Uroš Slokar che poi esce per far spazio a Jervis Varnado. Gordić, palleggio, 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 arresto e tiro contro Moldoveanu Nemanja. Dobbiamo segnare con continuità adesso De Nicolao. Da tre punti importanti a bersaglio. Becirovic è fischiatissimo contro Marco Mordente. Fuori per Joby Thomas, da lontanissimo a tre punti la mente. Fa rubare da De Nicolao. Becirovic perde palla, gliela strappa Marco Mordente. Immenso Marco Mordente. Partita che purtroppo ci giochiamo negli ultimi 5 minuti. Purtroppo, nel senso che poteva essere chiusa prima. Rubata di Becirovic, passaggio pigro di Slokar. E poi lo va a stoppare fallosamente. Ora due tiri liberi, Sani Becirovic qua ha preso una bella botta. Fallo fischiato antisportivo anche questo a Slokar. È fallo normale, fallo tecnico contro la Benetton Treviso. Gli arbitri che questa sera veramente forse soffrono un po' di protagonismo perché stiamo vedendo un po' di tutto a questo punto di vista. Toni fa 2 su 2, Roma è avanti di 3.
Gervis si gira, che movimento! Gervis Varnado! Gorida tre punti senza paura lo mette. Forza ragazzi! Gorida tre punti senza paura, Marcus Gorì la mette. Più uno Benetton il sorpasso, 80-79. Gigi col secondo tiro libero. A segno, forza ragazzi, più uno Roma. Attenzione a Gorì, ancora lui! Non è possibile! Non è possibile! Ancora Marcus Gorì. Mette anche il secondo Gervis Varnado. Gorì. Chiaramente è una testa di ponte, Becirovic. Su di lui Varnado. Becirovic con un tiro pazzesco, avvicino anche al colpo grosso. Finisce il quarto quarto in attesa dell'overtime, 83 pari al Palazzetto dello Sport. Gigi Adome con i primi due punti del tempo supplementare. Tiro pazzo! Senza coscienza! Di Anthony Mestranzi! Anthony Mestranzi su Bulleri. Scambia con Moldoveanu. Bulleri a tre punti, importantissimo segnato. Non è finita, forza ragazzi, Gigi D'Adome si prende lui la responsabilità! Gigi D'Adome in questo momento importantissimo! 92 pari! Forza ragazzi! 30 secondi alla fine adesso, discrepanza ai 15 fra orologio partita e orologio 24. Bulleri, fallo di Mestranzi che si lamenta. Mette anche il secondo Marcus Gorì. Time out Roma 9-4, 9-2, mancano 26 secondi e mezzo alla fine. Marco Mordente per la rimessa, 26 secondi, meno 2. Falchini si apprende con Sasha Djordjevic. Falchini dice a Djordjevic di stare all'interno della zona prevista per gli arbitri. Ancora colloquio i due. Chiaramente quando Falchini poi mette il fischietto in bocca, Djordjevic smette di parlare. Tecnico adesso ovviamente per la Benetton. Fallo tecnico a Sasha Djordjevic. Fallo tecnico a Sasha Djordjevic. Che entra in campo. Espulsione a Sasha Djordjevic. Espulsione a Sasha Djordjevic. Giusto. Adesso però la dobbiamo vincere. Djordjevic che parla col presidente. Andiamo a rivedere il gesto, ha lanciato l'asciugamano, eccolo qui. Col De Bella che scambia qualche parere discordante col presidente Todi. Sinceramente Treviso adesso sta un po' provocando. Due tiri liberi, 94 pari, ne ha altri due Gigi e poi sarà anche palla nostra. Uno Roma. È chiaro, è brutto festeggiare in una situazione del genere con Djordjevic espulso, però se ci pensiamo anche loro hanno fatto 7 punti così. 96-94. Intercetto di Mordente, De Nicola da 3 punti, sbaglia, arriva Joby Thomas, corregge. Abbiamo vinto noi, abbiamo vinto noi, siamo ancora in vita per i playoff. 102-99 finisce, 102-99 al Palazzetto dello Sport, tra c'è Roma e Benetton Treviso.